Ciao ragazzi, voglio proporvi un lavoretto di primavera. Questo lavoretto è composto di qualche fiore, un vasetto. Intanto vi faccio vedere i fiori uno per uno. Per questo tipo di fiore abbiamo bisogno di un cartoncino di circa altezza 12, lunghezza di 30-32 cm circa, colla a caldo o colla vinilica, una matita, delle forbici e una cannuccia. Dobbiamo ritagliare questo cartoncino in questo modo. Dobbiamo fare tutte striscioline così e lasciare una piccola parte intera. Allora, dopo aver ritagliato questo, tutte le striscioline, una per una le andiamo ad arrotolare con la matita, in questo modo. Deve venire così, arricciolato. Poi prendiamo la cannuccia. Mettiamo un po' di colla all'inizio, in questo modo, e iniziamo ad arrotolare il nostro fiore, cercando di andare sempre verso il basso. Ogni tanto mettiamo un po' di colla, la riccioliamo tutto in questo modo. Attenzione, se usate la colla a caldo, di farvi aiutare dai vostri genitori, altrimenti potreste bruciarvi, fino ad arrivare alla fine. Così chiudiamo il nostro fiore. Allora, adesso facciamo un altro fiore. Dobbiamo prendere su un cartoncino, ritagliare una parte lunga 50 cm per 20 e andarla a tagliare a striscioline, piegarla in due, così 50 per 20, si piega in due, precisa, e andiamo a tagliare tutte striscioline piccoline, molto piccole, fine, tutte così. Poi apriamo, una volta tagliata l'apriamo e la giriamo dalla parte opposta. Andiamo ad incollare leggermente più spostata rispetto alla prima e andiamo ad incollare tutta la striscia. Così, in questo modo. Io faccio con la colla a caldo perché faccio prima. Voi potete fare anche con la Vinavil, con la liquida, come riuscite. Vi ricordo che potete andare a prendere le cose che avete tranquillamente in casa. Fatto questo, prendiamo la nostra cannuccia. Di nuovo un po' di colla, incolliamo la cannuccia. Andiamo poi, cominciamo ad arrotolare il nostro fiore in questo modo. Non vi preoccupate perché verrà molto alto questa parte bassa e comunque andiamo leggermente verso il basso. Anche questo dobbiamo andarlo a rotolare leggermente verso il basso, in questo modo. È un po' duro perché è doppio il cartoncino, quindi fate attenzione, fatevi aiutare. Ecco, così la parte finale, incolliamo bene.
andiamo ad aprire un po' i petali. Ed ecco il nostro fiore. Allora, questo fiore invece lo facciamo con cose facilmente reperibili, materiale facilmente reperibile in casa. Infatti sono due tovaglioli di carta con la caldola con la vinilica, le forbici, la cannuccia e un laccetto di quelli con il fil di ferro dentro che si usano di solito per le bustine di plastica. Allora, apriamo entrambi i tovaglioli. E andiamo a tagliare tutti e due i tovaglioli dalla parte della riga continua uguale. Adesso io per comodità li ho già tagliati e poi li andiamo a sistemare uno sopra l'altro, tutte e quattro le parti messi bene, e poi andiamo a piegare a fisarmonica i tovaglioli messi così. Una volta piegati, andiamo al centro del tovagliolo, andiamo a chiuderlo con il laccetto bianco o anche colorato, tanto bianco è meglio, vedete? Ecco qua. Andiamo ad aprire la nostra fisarmonica in questo modo, sia da una parte che dall'altra. E poi, piano piano e con molta calma, andiamo a separare tutti i fogli. In questo modo, separiamo uno dall'altro. Prima questi quattro. Attenzione perché essendo dei tovaglioli molto delicati potrebbe rompersi la carta, quindi molto delicatamente in questo modo, prima da una parte e poi dall'altra. Ecco qua. Piano, delicatamente, con calma, non andate mai di fretta perché altrimenti si può rompere e poi dobbiamo ricominciare tutto da capo. Ecco qua. Riprendiamo dalla parte del nostro laccettino che abbiamo lasciato qui. Andiamo a tirare su i nostri petali e sistemiamo il nostro fiore. Come vedete, bisogna fare così. Con la colla a caldo andiamo a incollare il nostro fiore, la parte di laccetti, e li inseriamo nella cannuccia in questo modo. Quando si è attaccato bene, possiamo andare a riaprire e a comporre il nostro fiore. Ecco qua. Questo è il nostro fiore e di questi, se volete, ne potete fare anche due. Ok? Allora, adesso andiamo a preparare il vasetto per i nostri fiori. E ci serve un barattolo di vetro, piccolo, o anche un bicchiere, colla a caldo o la colla vinilica, va bene lo stesso, corda o spago fina, e io ho già preparato un fiocco. Io l'ho fatto con una carta particolare che io ho per i lavori, in questo modo, ma potete utilizzare benissimo un pezzo di raso, un nastro di raso, o anche fatto con il cartoncino leggero.
Io l'ho preparato così e vediamo, insomma, è facile da fare. Allora, adesso andiamo a prendere la corda e iniziamo ad incollarla sul nostro vasetto. Bisogna incollare un po' tutte le parti. Allora, la prima parte bisogna incollarla tutta. Poi, piano piano, andiamo ad incollare sotto. Così dobbiamo incollare tutta la cordicina fino a giù. Allora, ecco il nostro vasetto completamente ricoperto. Andiamo a prendere il nostro fiocchetto, la colla, un pochino di colla, lo incolliamo qua. Poi io ho trovato un bottone a forma di fiorellino e anche questo si può incollare, potete metterci un qualsiasi bottone, una qualsiasi cosa che vi piace da mettere qua al centro del fiocco. Questo è il nostro vasetto pronto. Adesso andiamo a mettere tutti i nostri fiori. Che ne pensate? Non è carino? Ecco, questo è il nostro vasetto di primavera.